È stato un impatto abbastanza positivo, poi vedere tutta questa gente ti fa capire la passione e la voglia che ci hanno per questo sport. E per quanto riguarda il campo mi sono trovato abbastanza bene subito, fin da subito, perché conoscevo tanti ragazzi con cui ho giocato in passato, quindi mi hanno fatto sentire subito a casa. Diciamo che in questi mesi mi sono allenato sempre da solo, con un preparatore, condizione fisica, io sto bene, poi è il campo che valuta tutta la mia condizione, però io sono già subito a disposizione del mister, anche già da Latina. Chiaramente la società ha degli obiettivi già da un po' di anni, è normale che non è facile vincere, però dobbiamo creare quell'alchimia giusta, quel gruppo che ci porterà magari a questa vittoria. Ovviamente la US Abbia sta facendo un gran campionato, l'ho seguita, e 8 punti però non sono tanti, dobbiamo crederci e soprattutto provarci. Il mister dove mi mette io sono a disposizione, poi deciderà lui chi far scendere in campo, chi sarà meglio, e io sono a disposizione e spero di dare un contributo a questa piazza. Forse quella cosa che mi manca più di tutti è il calore, cioè la gente, andare allo stadio e vivere la partita. Finalmente sabato ritorna quella voglia, e per quanto riguarda la Juve Stabia, come dicevo prima, sono 8 punti, sta facendo un gran campionato, un gran cammino, però noi dobbiamo crederci e soprattutto provarci. È una lista abbastanza lunga perché ho giocato Cionek, Gori, Benedetti, Marconi, Cancellotti, ora mi sfugge qualcuno, però parecchi della squadra ci ho giocato insieme. Ho visto le partite sia di Crotone, sia anche Benevento, sia anche quella col Taranto. Ha fatto dei punti importanti, soprattutto fuori casa, in campi difficili. Quindi è la dimostrazione di una squadra compatta e sa soffrire, e speriamo di continuare su questo passo. È la prima volta che vengo ad Avellino, e non ti nego che quando mi ha chiamato io subito ci siamo confrontati con il direttore e io poi ho accettato la proposta dell'Avellino. Come ti dicevo prima, avevo tanta voglia di ripartire, e penso che Avellino sia anche la piazza giusta per ripartire. Col mister è un'ottima impressione, non lo conoscevo e spero di conoscerlo meglio in questi mesi, ne parlano benissimo, quindi spero di dargli ciò che dice lui. Sono 8 punti, non bisogna perdere terreno. Già da sabato bisogna essere lì sul pezzo e poi affrontare poi la Juve Stabia a viso aperto e cercare di vincere. Noi dobbiamo vincere più partite possibile. Poi speriamo che questo 2024 possa cambiare questa tendenza. Aspettavo da quest'estate una chiamata di questo tipo, spero di esserne all'altezza, perché questa è una piazza che esige tanto e quindi spero di dare tutto me stesso per questi colori. Io non mi aspetto niente, perché comunque è il mister che fa le scelte, però da questa gente si può solo apprendere. Sono grandi campioni che hanno calcato campi di Serie A, quindi io posso solo apprendere da loro e spero di ritagliare il mio spazio. È una responsabilità, ma è soprattutto un piacere, perché ho potuto lavorare col mister e per fortuna ho fatto bene. Spero di ripetermi di nuovo con lui. La seconda domanda invece è: quando un ragazzo dà tutto per... deve essere solo riconosciuto per questo, perché comunque io ho dato tutto per Picerno e spero di fare lo stesso anche qui, e spero di essere riconosciuto da anche dei tifosi avellinesi. Spero di farlo il prima possibile, di ricevere questa emozione sotto la curva. Mi ispiro veramente a tanti calciatori, però quello che mi è sempre piaciuto di più era Gattuso, e mi rivedo tanto nelle sue caratteristiche. E spero di un giorno di arrivare ai suoi livelli. Sarà un po' difficile, però ci proveremo sempre. Non sono io a descriverla, perché si descrive da sola, è una piazza importante e molto calorosa. Invece per quanto riguarda i compagni sono stato molto felice, perché mi hanno accolto molto bene, anzi erano molto felici del mio arrivo, anche il mister lo sapeva, perché comunque è stata la sua chiamata. E niente, mi sono trovato molto bene questi 2 giorni di lavoro. Me ne ha parlato anche lui molto bene.
sicuramente sono annate che vanno storte e può capitare a chiunque, però non si può giudicare un calciatore da un'annata negativa. Lì è un grandissimo professionista, anche altre persone che sono state qui mi hanno parlato tutti di un ambiente caloroso e dove si può lavorare molto bene. Non l'ho percepita solo in due giorni, l'ho percepita anche nelle partite precedenti. Me ne hanno parlato tutti di come che è stata una partita dove l'Avellino non si è presentato praticamente, però non ho visto, diciamo, una disfatta, perché comunque ha sempre tenuto testa a tutti l'Avellino e lo continuerà a fare fino alla fine. Non la dobbiamo vedere come una rimonta, ma dobbiamo guardare partita dopo partita, perché se ragioniamo a raggiungere sempre la Juve Stabia facciamo un errore, quindi lavoriamo partita per partita e poi vedremo cosa succederà più in lungo.